Basilicata di Fino Santo di Roma, e quindi sono rilanciati. Ringrazio il padre Rotte, ringrazio per essere presenti anche qui questa sera. L'occasione va finita bene, avete sentito, insomma, insieme l'abbiamo ovviamente annunciata, era quella della presentazione ufficiale di questa mostra fotografica della fotografa americana, che era americano giusto per dire che non è stata canadese, insomma, per carità, ma il suo merito, visto che non ci vuole, non è Sant'Agata, però ecco, ha dedicato degli scatti molto particolari, penso che avete già avuto modo di apprezzare, poi magari qualche cosa ce la dirà la Giulia, ma vedo proprio un po'. No, perché è un po' timida, la dovete scusare. Sì. No, sto scherzando. E quindi dicevo, perché questa mostra? La mostra la promuove, come è successo ieri per l'altra iniziativa, il circolo Leggiungherde 310 di Santa Rada di Puglia, sempre con il patrocinio del comune di Santa Rada di Puglia. Abbiamo il piacere di avere qui con noi questa sera, in verità c'è anche insieme, però insomma sarà rilassato, insomma, a parte noi piacere di avere anche il sindaco qui con noi questa sera, anche perché stiamo casa sua, diciamo, nel senso che ci ospita il comune in questa bella struttura, che per quanto insomma vediamo un po' così, in attesa stanno facendo dei occhi. Sì, quando prima sì, ci deluciderà questa cosa del la mostra è una mostra che è stata fatta per la prima volta, anche se in maniera più completa, immagino, ci hanno altre fotografie. A New York nel 2004, riguardano degli scatti realizzati nell'anno 2000 dalla vita Giulia Pulina, e c'è stata questa mostra a New York. Io in realtà personalmente avevo già avuto modo di visitare il sito un po' di anni fa, poi sapete, sono quelle cose che vanno bene, fino a quando poi non mi è capitata l'occasione, grazie alla zia Domenica di Giulia, di vedere qualche immagine di questa. Allora abbiamo, come circolo lettore, immediatamente contattato l'autrice, la fotografa, abbiamo chiesto se voleva riportare, ecco, far tornare a casa queste immagini che in qualche modo appartengono alla comunità, appartengono al paese, anche perché alcune cose rispetto a 17 anni fa sono cambiate, altre magari saranno ancora uguali, però rimane, come dire, il sentimento montato nel momento dall'occhio attento e artistico della nostra opera. Io non voglio dilungarmi più di tanto, chiederei intanto al sindaco, ecco, di dire qualcosa, dopodiché Giulia in qualche modo ci darà anche quello che è il senso artistico che ha voluto dare inizialmente agli scatti e successivamente, quindi stamattina stessa, oggi, non vi ricordo, diciamo, l'iter, la visione artistica delle immagini. Sindaco, sì, lo prego. In particolar modo devo dire alle iniziative del Corpo di San Lorenzo, che veramente un gruppo di ragazzi sicuramente c'è qualcuno più giovane, ma c'è qualcuno che è molto giovane dentro, per cui organizza, si dà da fare così, si può organizzare manifestazioni culturali di ottimo livello e spesso convoca spesa, quindi consentitemi una battuta sant'agatese, sparagliamo un barino. Ed è una cosa veramente ottima. A me piace essere sempre presente, ovviamente poi
incontrare la fotografa, la signora Giulia, non ero assolutamente a conoscenza di questa cosa, ma vedo degli scatti bellissimi. Rosario ci diceva prima, ci siamo incontrati un pochino prima, mi ha detto, Rosario, sì, io l'ho dimenticato. Rosario mi riferiva che Giulia avrebbe intenzione di donare queste foto al comune di Santa Maria di Puglia, piuttosto che al circo, siamo tutti una famiglia, quasi una piccola famiglia. Oggi sono sistemate all'interno di questo salone che esco abbastanza a parte. Ovviamente in questo caso, in caso di donazione, non è una sistemazione sicuramente più decorosa, come si può dire. E voglio approfittare dell'occasione per molti di voi che sono risaliti qui al castello, anche dopo un anno, dopo un po' di tempo, avrete notato che il castello è stato oggetto di interventi di restauro e di recupero per tutta una serie di cose. È stata recuperata la prima torre, quella Salento, è stato recuperato tutto il muro, è stata recuperata un'altra parte della città muraria, si sta lavorando, adesso i lavori sono stati sospesi, però perché questo è un cantiere oggi, però noi con forza abbiamo dovuto tenere aperto il castello, perché il castello non è, come diceva il mio, era un altro sindaco. Sì, ma era un po' la cura. Il castello è di tutti, questo bene appartiene a tutti, tutti quanti lo dobbiamo utilizzare e conservare al meglio. Si sta sistemando il resto della città muraria, finalmente avremo due bagni decenti all'interno del castello, uno a piano terra, uno al primo piano, quindi uno per i disabili, un altro per i non votati. Ci saranno interventi successivi. Comune si sta organizzando, non voglio fare campagna elettorale perché non è il momento, ma mi voglio mettere al corrente, voglio approfittare, ad esempio anche da questi tipi di vinti ottocentesi, noi parteciperemo a settembre al bando forestale, quindi contiamo di partecipare e di poter realizzare un laboratorio di restauro per i vinti, così recuperiamo i vinti un po' di questa parte. E allo stesso tempo creiamo un'opportunità di lavoro per qualche giovane, cerchiamo di insegnare il mestiere. Come vedete abbiamo dei problemi e in questa parte purtroppo il castello ha mostrato poco dopo il restauro del 2009-2010. Bene, noi a brevissimo daremo incarico a un tecnico per rifare tutto il detto, è stato già oggetto di lavori che purtroppo non sono andati proprio bene. E siccome non sono decorso 5 anni dall'intervento precedente, non possiamo utilizzare fondi europei o regionali, con i soldi di bilancio, per questo si è il caso di fare un piccolo uso, ma così mettiamo in condizione il castello di tenersi su una storia per qualche altro secolo, come è giusto che sia. Quindi noi lavoriamo per il mantenimento di questo straordinario castello che abbiamo, proprio perché possa continuare ancora per decenni, io mi auguro per secoli, ad essere patrimonio non solo di Santa Catesi, ma di tutti i visitatori che verranno dalla Puglia, piuttosto che dall'Italia, c'è una cosa grande, dal mondo, come dicevo già, dal mondo. Quindi complimenti intanto alla fotografa, alla signora Giulia, e dette queste poche cose passerei senza un po' la parola all'autrice degli scatti che è la protagonista della libertà. Sì, grazie Gino. E adesso ci farebbe piacere sentire dall'amica Giulia come nasce inizialmente. Io nel caso non lo voglio dire, vi voglio soltanto dire che dietro, ma questo forse è normale, tutto quello che si fa, come dicevo, è normale, però sappiate che dietro questa mostra c'è comunque una storia d'amore, ok? Che adesso Giulia ci racconterà.
Sarà una migliore locazione di vita
E volevo soltanto riferirmi, così come ho fatto ieri, per questa iniziativa di oggi. Voglio fare oggi per l'iniziativa di domani, per Santa Catesima e Mondo, c'è la premiazione Premio Sant'Agata 2017, sempre in Quartastello, sempre intorno alle 18, 18.30. Per dopo domani, vi invito, quindi domenica 13, vi invito presso l'autologo di Sant'Agata di Puglia, sempre alle 18, avendo l'inaugurazione di una mostra di pittura molto bella di un artista foggiano, Dauro, che non c'è più, una mostra che si è tenuta a dicembre scorso al Museo Civico di Foggia, ma abbiamo siamo riusciti a tenere un po' di pezzi della mostra qua a Sant'Agata. La mostra è dell'artista Michele Manzi, un artista molto noto nella dama, diciamo, e oltre. Quindi vi invito, non vi voglio minacciare niente, però vediamoci un'altra volta, anche perché come è successo per ieri sera, come è successo questa sera, avremo modo di emozionarci rispetto a un'altra forma d'arte che però in qualche modo ci aiuta, come dire, a sentirci più comunità, più sanitarese. Grazie a tutti. Nel mondo, siamo qui per la prima inaugurazione di arte che riguarda l'arte appunto di questa estate 2017 a Sant'Agata di Puglia. Ad inaugurarla Giulia Greener, una mostra fotografica che naturalmente che predilige il bianco e il nero per raccontare una storia, la storia di Sant'Agata, la storia di Sant'Agata vissuta attraverso gli occhi di una fotografa di origine americana legata a Sant'Agata, e ora ci racconterai perché, è vissuta in un periodo molto particolare, appunto perché è il periodo della festa di Santa Rita. Le foto sono state scattate nel 2000 durante un viaggio appunto di Giulia a Sant'Agata. Queste foto nascono da un qualcosa di molto bello, forse anche personale, da una storia di famiglia. Sì, infatti queste foto iniziano da una storia d'amore per la mia suocera, che purtroppo non c'è più. Io sono venuta giù a Sant'Agata perché lei è santagatese, per presentarmi alla famiglia e anche per conoscere un po' il villaggio da dove è venuta lei. Lei stava a Milano, erano parecchi anni che non riusciva a venire in visita, e quindi ho fatto 3 giorni di scatti di Sant'Agata per fare un libricino, così lei poteva vedere il suo paese di nuovo. E in quel periodo lì mi è capitato proprio il giorno della festa di Santa Rita, e quindi ho preso l'occasione per poi seguire la processione e fare il servizio di tutta la cerimonia. Naturalmente non c'è solo il festeggiamento religioso per la festa di Santa Rita, ma ci sono degli scatti che raccontano i volti, gli sguardi, ci sono anche dei ritratti davvero molto belli con il bianco e nero che esalta un po' questo senso di nostalgia. Che sensazione ti ha dato Sant'Agata conoscendola per la prima volta? Beh, per me è un po' un posto meraviglioso, proprio magico, c'è anche tanta storia, lo senti, lo vedi anche nelle persone. E per me, venendo dall'America, dove abbiamo una storia molto meno profonda, diciamo, per me è stata un'esperienza eccezionale, sia le pietre di tutti i palazzi, che la gente che è un po' ancora in 2000, ma ancora oggi ci tengono alla tradizione, e mi ha fatto veramente
impressione e mi ha fatto sognare. Queste foto hanno fatto il giro del mondo perché appunto sono state esposte anche in una mostra fotografica a New York in un'occasione particolare nel 2004, appunto ora ci faremo raccontare, e poi sono ritornate a Sant'Agata per restarci perché appunto Giulia farà dono di questi suoi scatti in una mostra permanente, appunto resteranno qui a Sant'Agata, quindi saranno sempre visitabili qui nel nostro comune. Sono state esposte anche a New York. Sì, infatti sono state esposte a New York la casa italiana Zerilli Marimot, che fa parte della New York University. Questo è un istituto che promuove la cultura italiana a New York, ma un po' per tutta l'America, perché New York, essendo una città importante, tutti vengono lì, e loro sono rimasti lì 3 mesi promuovendo un po' la Puglia, ma in particolare Sant'Agata, sempre con questa storia d'amore mia per la famiglia, per Sant'Agata, attraverso questa famiglia acquisita, e anche per far vedere un po' l'Italia di oggi, nel senso che erano solo 4 anni dopo che ho scattato le foto, ma ancora si vede un'Italia che noi crediamo non esiste più, e invece è bello anche vedere che non è del tutto moderno, ma c'è anche la modernità, c'è un po' tutti e due. E infatti il bello è proprio questo, appunto, che si respira quest'aria senza tempo qui a Sant'Agata e nelle tue foto. Giulia, questa passione per la fotografia viene un po' dal fatto che sei figlia d'arte. Tuo papà lo conosciamo, un grande artista, non solo della fotografia, del cinema, di molto altro. Quindi davvero diciamo è un onore anche per noi averti qui, appunto, con questo gene così artistico meraviglioso nel sangue. Sì, grazie. Sì, infatti mio padre ha lavorato tanto negli anni 80 in Italia, ha fatto una serie di spot pubblicitari che hanno cambiato un po' il look della pubblicità in Italia, e quindi sì, vengo da una persona che ha iniziato come artista grafica, poi è passato alla fotografia e poi è diventato regista, quindi per me è una cosa del sangue. Ho iniziato molto presto e mi è sempre rimasto una cosa di passione, e quindi mi sono fatta anche la carriera di fotografia così. Grazie mille. Figurati. Ti aspettiamo presto qui a Sant'Agata di nuovo, torna a trovarci. Senza dubbio, grazie.